capelli tutto a posto, adesso mi raccomando, tu sei pettinato, dai questa nuova cresta, rasato, stai benissimo, bravo, bravo. E anche io ho tagliato un po' i capelli. Allora, Alessio, come già abbiamo visto dall'anteprima di questo video, sappiamo già di che cosa dobbiamo parlare, no? Sono dei flam. Andiamo a parlare dei flam. Allora, abbiamo già detto in un altro video che i flam si formano in questo modo qua, con la bacchetta più bassa e quella più alta, e si viene a creare questo effetto. Adesso con una mano sola, la tecnica è diversa perché è un rimbalzo, chiaramente. Si deve cercare di simulare proprio un flam a due mani con una mano sola. La cosa non è tanto semplice, ma si avvicina molto. In realtà, per far uscire questo, dobbiamo pensare paradossalmente anche a un gruppetto, a un drag, come diceva il guru, perché è proprio, praticamente sarebbe un drag senza il colpo finale. Questo è un drag. Flam, una mano sola, sono soltanto le prime notine di un gruppetto, però così corrisponde a un flam, invece con l'appoggio dell'altra nota a un drag. Io l'ho appena studiato, adesso non ci resta che piangere. Tu ridi, ridi, ridi. Adesso vediamo che cosa hai capito di questo flam particolare. Che se non hai capito niente, io ti taglio la cresta. Bravo Alessio, non sei una capra. Non sei una capra. Allora, per chiudere questo video, dobbiamo studiare questi flam in questo modo con tutte le figurazioni possibili. Ad esempio, simbolo, flam tap, flam accent. Paradiddle, sestine, quello che volete con il flam in questo modo. Ecco Alessio, abbiamo presentato il flam in modo particolare. Mi raccomando, questa settimana a base di flam, dieta a base di flam, altrimenti ti taglio la cresta. Salutiamo tutti da Controrumore. Monte Silvano, ciao!